Ciao, buonasera a tutti. Noi siamo alla stazione e qua ti faccio vedere che continua a arrivare gente, perché questo è il centro, l'hub che avete visto prima. Questi ragazzi che ci sono in fila, che non si vogliono far riprendere perché sono eritrei e sai che lì ci sono problemi politici e rischiano la vita, questi ragazzi sono appena arrivati, li stanno in questo momento, è un termine brutto, però è così, li stanno schedando, gli chiedono da dove arrivano, se hanno una famiglia, cosa fanno, eccetera. Alle mie spalle ci sono dei bambini che giocano, perché i volontari si fanno un mazzo gigantesco per aiutare questa gente. Peccato che i primi a essere, diciamo, traditi nella fiducia sono loro. Ti do un dato che dice tutto. Sì. Qua ci sono 1300 posti. Bene, a Milano. Bene, negli ultimi 4 giorni sono arrivati 1500 persone, vuol dire 1500 più i 1030 che c'erano già, 2800, e si va all'esplosione, e ne continuano ad arrivare, sono 219 gli arrivi di oggi, stimano che per le 10 di stasera, quando questo hub chiuderà, si arriverà a 350. Situazione estremamente difficile, si fa quel che si può, le docce, il sesto genio civile le ha messe a posto oggi, si danno, vedi, queste cose che servono per pulirsi, però la situazione è esplosiva.